Il vento ce l'abbiamo e come vedete qui dietro alle nostre spalle abbiamo anche il buon Michael Bicker con noi qui ad Ali di Classe per un nuovissimo giocattolo da recensire. Parliamo dell'Inspire 2. Non l'ha mai fatta nessuno una recensione dell'Inspire 2 qua in Italia, quindi gustatevela tutta fino alla fine. Cicli di volo, perché l'Inspire 2 vola con due lipo al colpo. Le lipo sono da 4280 mAh, sembrano molto resistenti. All'interno del pacchetto non poteva mancare ovviamente la nostra camera, la vediamo qui sotto, è una Zenmuse X5S. Abbiamo attaccato l'obiettivo originale che è un 15 mm con apertura 1.7, ma guardate qui a fianco invece che cosa abbiamo, niente po' di meno che l'obiettivo Olympus, un 45 mm con un'apertura 1.8, luminosissimo. Abbiamo due sensori di posizionamento verticali verso l'alto, quindi non possiamo neanche schiantarlo contro il soffitto, Michael, questo drone. No, consigliano vivamente di rimuovere la limitazione dei sensori quando si è in indoor, perché limita e può essere quasi pericolosa, perché fa fare dei movimenti innaturali. Però ti dà il segnale di quanto hai vicino all'ostacolo, e averlo anche sul soffitto è molto utile. In prossimità del soffitto ricordo che c'è anche un leggero risucchio, quindi attenzione quando volate alti. C'è la telecamera secondaria che ci permette di visualizzare anche se siamo i piloti, quindi non solo gli operatori video avranno la possibilità di vedere in diretta le riprese, ma anche l'operatore drone, questa volta con l'Inspire 2, sarà in grado di avere la visibilità di quello che sta riprendendo o quantomeno di dove sta andando. Abbiamo anche i sensori di rilevamento degli ostacoli e, guardando sotto, attenzione attenzione, ci sono le famosissime due camere e i sonar per il posizionamento verticale, di modo che si possa utilizzare anche indoor come se fosse in GPS. Mamma mia quanto vento, sono curiosissimo di vedere come vola questo mezzo con tutta quest'aria, ragazzi. Questo è il campo dove di solito voliamo per fare i corsi di formazione con la scuola UAV Consulting, con Ali di Classe qui a Lido di Classe appunto, e gustiamoci un po' la preparazione del mezzo. Attendiamo che fissino i satelliti e gustiamoci questo voletto. Qui a fianco abbiamo il proprietario del mezzo e quindi lascio parlare lui in questo caso delle caratteristiche tecniche, soprattutto video, e via. Su Instagram, via tutti quanti su Instagram, che trovate qui i codec Cinema DNG, Apple ProRes. Anche per chi utilizza telecamere professionali può sentire veramente un forte beneficio. C'è chi parla di paragoni con Larry, anche proprio parlando di LUT e di paragone di gamma cromatica e gamma dinamica. Definizione è un 4K reale, 4K per l'Apple ProRes, ma addirittura un 5.2 per il Cinema DNG, che vi dico utilizzerete tre volte nella vita quando vi pagano davvero tanto. Quindi facciamolo volare. Vediamo che Michael non sta toccando assolutamente nulla e io mi permetto di stare qui vicino all'Inspire, perché ragazzi è veramente stabile con questo vento, non avete idea della quantità di vento che tira in questo momento. Fallo salire un pochino, Michael, che così facciamo vedere quanto aria tira, per quanto inclinato sta. Tanta roba, ragazzi. No, tiene bene anche il pezzo. È inchiodato. Vabbè, eravamo abituati al Phantom 2. Prima stavamo giocando con un Phantom 2. Ammettiamo che c'è un po' di differenza anche di prezzo, no, tra i due mezzi. Quanto costa nella versione con l'X5 a bordo, questo giocattolino? Intanto, per tergiversare sul prezzo, dico che anche lui mi ha
dato segnale di troppo vento, quindi vuol dire che veramente vento ce n'è, però vola tranquillamente. Parti da una base di 2.000-3.000 euro per il drone, ma più camere, camerette, ma non ha senso senza la camera. Poi dici, ho una camera del genere con delle potenzialità del genere, vuoi non comprare poi la licenza, le licenze e i codec, ne sia mai una, le prendiamo tutte. Bene, e cosa te ne fai se non hai gli SSD? SSD da 480 giga costa 1000 euro e ci fai più o meno 25 e mezz'ora. Cambio modalità. Ok, ho paura a dire cambio modalità perché qui spero si riesca a sentire e a percepire l'audio. Adesso facciamo un passaggio veloce. Ho paura quando mi dici veloce. Porca vacca, porca miseria, se viaggia sport mode quanto raggiunge? Lo hanno limitato, perché raggiungeva i 108 km all'ora, adesso da quello che mi ricordo sono 94 km all'ora. Allora, tendenzialmente non ha quasi senso, o almeno lo pensavo, no, però 100 km all'ora neanche. Se pensi ali 100 frame per secondo con una velocità del genere, ti permette di fare delle scene che sono molto molto divertenti su soggetti che hanno una certa dinamicità. Una scheggia. Sì. Quando ci avviciniamo al suolo lui dice ok, accidenti, bene. vai in automatico, non ti fa scendere finché non è completamente giù il carrello. Batterie ce ne sono ancora, io ti cedo i comandi. È arrivato il momento. Allora, cambio ruolo, cameraman, hop. Tra l'altro mi trovo a mio agio perché fondamentalmente è la mia. Sto meglio dietro che davanti alla telecamera. Posso partire? Sentiamo com'è questo mezzo. Armo i motori. Porca vacca. Non si muove. Faccio un giretto, vediamo com'è. Piacevole, non mi resta che fare una ripresa che così ve la vedete anche voi. Vado a un'apertura 8. Allora, diciamo che non ho montato i filtri ND, okay. Però un'apertura 8. Vediamo. Ci sono e assolutamente, ragazzi, sono estremamente consigliati su qualsiasi drone. Adesso a parte il Mavic, che non so se Tommy magari li avrà già valutati. Ci sono ovviamente i filtri ND per i Mavic. Sono della Polar Pro. Tra l'altro, se li volete vedere, se volete darci un'occhiata, sotto nell'info box trovate tutti i link, sia per l'Inspire, sia per il Mavic, per tutte le cose di cui stiamo parlando, così potete curiosare. Io nel frattempo do un rec. Al fiatone perché ha corso con l'Active Track qua, non gli stava dietro all'Inspire. Se vuoi mettere in sport senti un po' la... Ah, cazzo, è in sport. Ma anche in sport mode. Mamma mia. Missile. Adesso tiriamo giù il drone con calma. Lo facciamo atterrare. Madonna, che rumore. Va bene, lo facciamo atterrare. No, ma finisce. No, queste batterie qua finisce in sport, scusami. No, dai, scendiamo, cambiamo la. Vabbè. Cambiamo l'ottica, che sono curioso. Ecco, imparate da Tommy, se dovete fare dei brevi tratti con il drone,
visto che pesa questo, fatelo andare da solo, no? Sì, fatelo volare. C'è una radio, usiamola. Hanno fatto una custodia davvero robusta, un po' come hanno iniziato a fare già con il Phantom 4. La custodia diventa praticamente anche il... È la base di decollo, di atterraggio. Sì, ma non solo, anche il bagaglio di trasporto. Quindi non necessita un acquisto ulteriore. Ovvio, se dovete... Assomiglia molto a quella del Phantom come qualità di costruzione. Più grande, ovviamente, perché ci deve stare l'Inspire dentro. Il però più grande merita. Se vuoi cambiare l'ottica, intanto io tengo la telecamera. Grazie. Che curioso, mentre lo fai. Allora, visto che il 45 mm, essendo un'ottica Olympus per micro 4 terzi, non un'ottica dedicata, non è ovviamente stata pensata per essere bilanciata con il gimbal, noi per risolvere il problema abbiamo su già un filtro ND che un po', non abbastanza, ma un po', va a compensare. Siamo F8, io vorrei far vedere ai ragazzi che ci stanno guardando un F1.8 e lo shutter, andiamo su, lo shutter di brutto su. I puristi del cinema ci diranno che non è una cosa da fare, ma potrei rispondere che ovviamente con i soggetti che ci sono il film è horror, quindi lo shutter alto è richiesto. Sono arrivato a un 1600esimo di shutter, quindi tiriamo fuori le motoseghe. Storgo un po' il naso anch'io, effettivamente. Vediamo se riesco. Accidenti, che effetto bokeh che fa, ragazzi. La funzionalità di tracking funziona davvero molto bene e lo scorrere dei piani come rende su una lente non grandangolare, una lente tele come può essere un 90 mm dà davvero soddisfazione. L'ottimale è la configurazione con due radio e con un operatore dedicato, soprattutto proprio per una lente stretta, perché nei movimenti veloci è facile andare fuori dall'inquadratura. Però fantastico, è splendida, porco Giuda, ma è bellissimo il fatto che faccia il follow automaticamente. Splendido, veramente. Va bene, dai. Vi abbiamo detto tutto, vi abbiamo fatto vedere l'ottica da 15 mm, che sono 30 in realtà. Vi abbiamo fatto vedere l'ottica Olympus da 45 che diventano 45, 90, da 45 mm che diventano 90 con un'apertura di 1.8. Vi abbiamo fatto vedere praticamente tutto quello che abbiamo potuto in questa mini recensione, prova di volo, test obiettivi, chiacchiere con chiacchiere con l'amico Michael, che appunto è venuto qui a trovarci per ottenere i riconoscimenti per le operazioni critiche. C'è quindi che, cioè mica qua per nulla, perché sta facendo il corso Crow qui con noi a UAV Consulting. Che vi dico? Vi saluto tutti quanti caldamente, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, al canale di Michael qui dietro, e anche Instagram, perché lui è l'uomo Instagram in realtà. Instagram, Vimeo, insomma un po' di tutto. Canale YouTube, subscribe, mettete mi piace, condividete il video e tutte le info anche per gli acquisti di tutti questi giocattolini sono nell'info box. Un saluto a tutti, ciao! Ciao! Tommy, io devo chiederti una cosa importante. Non so. Ho paura, caspita. Allora, non metterti in ginocchio, ti prego. Fede ce l'ha fatto all'arena perché poteva. E io lo faccio qui ad Ali di classe perché ritengo comunque che lo sfondo meriti. Vuoi diventare il mio operatore nel manuale dell'operatore? No, okay, perché? Ok, no, va bene, spieghiamo questo giochino che stiamo facendo. È io un mezzo sul serio, però va bene, so che ce l'ho fidanzata anch'io, so che ce l'ho anch'io. Quindi... è un mezzo fantastico, veramente incredibile. L'abbiamo usato con tutte le ottiche che ha portato qua Michael, molto velocemente, però ostia sto vento. C'è da dire che per sfruttare questa macchina al 110%, perché ci sono potenzialità che non sappiamo nemmeno, cioè è veramente da esplorare bene.
e bisogna essere in occorrono due persone, un operatore drone, un operatore camera, perché ho visto le potenzialità anch'io, insomma, li usiamo i droni quotidianamente e devo dire che è fantastico, ma c'è un ma: serve un secondo radiocomando assolutamente che ti permetta di dare il 110% a questa macchina, bellissima da utilizzare, ma due persone. E DJI ovviamente in ottica Apple ha pensato bene di tirar fuori dal un altro radiocomando e via Daskei, perché noi veneti Daskei. Oh, state in occhio perché tra un po' tiriamo fuori le luci per volare anche di notte. Ciao.